Ciao a tutti, bentornati su Un'Antimeta, sono il Lorenz e oggi sono qui con l'unboxing della Devil Fruit Collection volume 1 Gum Gum Fruit di One Piece TCG. Come avete visto già nel video di unboxing del Luca Comics, ho preso questo prodotto perché sono un super fan di One Piece. Avete visto già sul canale qualche mazzo che abbiamo preso e che stiamo provando, ci stiamo giochicchiando, adesso vediamo se riusciamo ad aprire il tutto senza rovinare. Intanto vedete qui Amarcord, la spilla del Vault Tour di Steelforge del 2019. Vabbè, ma non è questo il momento che userò per aprire. Allora, come vediamo qua, confezione contiene il frutto Gum Gum avvolto nella sua plastica. E andremo a vederci il contenuto, no? Frutto che è veramente veramente bello. Allora, adesso lo apriremo. Allora, frutto bellissimo, molto molto plastico però. Cioè non è sicuramente un action figure, però insomma, diciamo che non è un action figure perché non c'è niente in action, però se dovessi dire, cioè, mi è piaciuto un sacco. Veramente bello. Adesso vediamo se riusciamo a togliere con l'ausilio di un coltellino svizzero. Se riusciamo a togliere il suo involucro di fermo. Ok, ci siamo quasi. Sigillato veramente bene. Ok, riponiamo gli arnesi di distruzione. E qua spoiler, si apre. Non l'avevamo capito. Oh, comunque, qua si apre e al suo interno abbiamo sleeves, che sono, da quello che ho capito, le sleeves per le carte Don, quindi sono 10. Ci sono due tipologie di art che si può trovare e sinceramente tra le due che ho visto sulla scatola, questa è quella che mi piace di più, quella col frutto Gum Gum. Quindi qui abbiamo i token per i Don. Qui abbiamo una carta Don. Adesso andiamo a vedere, sembra una sola. Comunque bello perché il Don sarebbe tra virgolette l'equivalente delle terre, anche se per ora mi sembra di aver capito che esistono solamente Don normali, cioè come se fosse un contatore che sale turno per turno, ma il Don da sempre più 1000. Quindi sì, effettivamente è solo una carta Don. Vediamo l'art di metterla un po' a fuoco. Bellissima, bellissima qui di Luffy, perché se dico rubber qualcuno ci rimane male, quindi l'art di Luffy di quando era piccolino nei primi episodi con Shanks, bellissima. E poi all'interno del Gangan abbiamo tre bustine, sono queste sono le prime tre bustine che aprirò in vita mia di One Piece, perché per ora ho preso solamente dei mazzi, quindi Pillars of Strength e Kingdom of Intrigue. Allora, uno è One Piece, queste sono One Piece 4 e questo è One Piece 3. Gioco che non è localizzato in Italia. Partiamo dal One Piece, la versione quella, cioè la terza espansione di One Piece. Poi abbiamo Tutorial App, beh, carina come cosa, Tutorial App, meglio darci un'occhiata. Ed è un Don, carta tutorial, bellissimo. Poi abbiamo Mino Zebra. Il Meppo, carino che è il Meppo, Charlotte Chiffon, Namule, ok, Momo, bellino anche questo, Gum Gum Giant Gavel, questa è una carta azione, carta evento si chiamano, carta evento che ha l'effetto trigger di quando viene preso dalla pila delle vite, insomma. Haruta, che sono personaggi di film che non mi sembra di aver visto al momento. Ikkoku Sovereignty, anche questa qui è una carta. Four Emperors, Big Mom, ok. Peeply Lulu. Qui abbiamo Arlong, carta leader di Arlong, bellissima. Leader, tanta roba. E qui abbiamo un Marshall di Teach. Marshall di Teach, io non so dirvi se sono forti o no. E qui abbiamo Foil Califa, Califa che bella, bellissima art.
foil, bellissimo il foil sulla catena. Strabello, questo è Pillar of Strength. Adesso andiamo con Kingdom of Intrigue, l'espansione quarta. Ah no, scherzo, beh, diciamo che sono, sì, sono le prime bustine occidentali che ho aperto, perché effettivamente a Lucca ho aperto una bustina dell'espansione One Piece 5, però era giapponese, l'ho presa perché era tanto tamarra. Allora, qui dietro cosa abbiamo? No, qui non c'è la carta Don, pubblicità Don. Oimo e Kashii, qui sono i due giganti, tanta roba. Poi abbiamo Tony Chopper, nella versione renna muscolosa, diciamo. Carmel. The weak do not have the right to choose how they die. Ok, non hanno il diritto, i deboli non hanno il diritto di scegliere come morire. Poi abbiamo Otama, bellina Otama anche lei. Ideo, bellissima anche questa art qua. Questo qui era su Dressrosa. Apis, una piccola Apis che ha un counter di 2000, quindi non è male. Suleiman, anche questo qui personaggio abbastanza secondario, mi sembra fosse stato anche lui a Dressrosa. Koza, importantissimo per ribelle di Alabasta. Mi ricordo anche se era ribelle. Qui abbiamo Nefertari Vivi, carta leader che credo che sia anche abbastanza giocato, o comunque uno di quelli che potrebbero essere più in voga al momento, mi sembra di aver capito. Bello. Igaram, anche questo qui è un bestione foil sbrilluccicoso, bello. E poi abbiamo Kiros, costa 3-5 mila di forza, non è assolutamente male. Kiros versione soldatino. Niente, piccolo problema tecnico, interruzione telefonica, per fortuna non avevamo ancora aperto la terza busta. Non sto dicendo, le versioni manga in teoria sono quelle più ricercate, ma immagino sia anche molto difficile trovarle, e non penso di essere così fortunato da trovarne una sulle uniche tre buste che ho aperto. Kung Fu Jogun, ok, sono i tipetti castoro tartaruga, sempre di Alabasta. Ice Oni, ok, chissà. Va. Kuro, il primo cattivone. Primo cattivone serio, perché quell'altro era un pagliaccio. Miss Golden Week, Marianne, bravissima. Weakness is unforgivable sin, è un peccato, la debolezza è un peccato indimenticabile. Un buon crocodile che miete compagni. Rocky, così a caso. Happiness Punch. Hera, dei pirati di Big Mom. Flapping Tread, un altro evento. Mr. Four, Babe, bellino anche lui, uomo di sostanza. Poi abbiamo Foil Kinemon, cioè scusatemi, Kinemon Land of Wano, ma che caspita di arte è questa qui di Kinemon? È un Kinemon giovane, sì, mi sa che è quando era proprio giovane. Vabbè, poi bellino. E qui abbiamo Nico Robin versione Miss All Sunday. Questa sì che è una bella carta. Dico sempre di art, naturalmente, perché non capendoci niente di One Piece, visto che so le basi del gioco, ma non so dirvi quanto possa essere forte. Però Robin versione Miss All Sunday, veramente bella. Foil, con questa art veramente speciale, carta top. Bene ragazzi, concludiamo qua questo unboxing del frutto Gangan, che potrebbe anche essere un portamazzo, perché volendo ci sta la quantità di un mazzo, ci sta con altro. Ma adesso, finito di fare casino, verrà riposto sul mio mobile e verrà così osservato tutti i giorni. Bene, facciamo che lo chiudo dopo per non far troppo casino nel video, pensavo fosse più semplice, ma bisogna studiarci dietro un attimo. Direi che dalle antimete è tutto, vi aspettiamo al prossimo video.